Bene, Portimão, gara 1 fatta. Mi sento un po' come quando devi andare a fare un esame e leggi il libro una volta e basta, e ancora ecco la sensazione come mi sento a guidare questa moto, nel senso che ancora non la conosco proprio bene. I test ho girato poco per causa delle condizioni meteo, il primo turno di prove libere praticamente non abbiamo girato e mi sono trovato a fare la FP2, che poi dettava subito l'accesso in Q2 e in Q1. Sono uscito dalla Q2 per un decimo e mezzo. Mi devo ancora un po' ambientare, nel senso che ci vuole un po'... Bisogna essere un po' più furbi in qualifica, bisogna succhiare un po' le scie, bisogna stare un po' dietro. Arrivo da tanti anni dove io giravo sempre da solo, anzi magari era un po' il contrario, che conoscendo le moto ero io che davo la scia agli altri. Quindi devo entrare un po' in questa strategia e quindi sono rimasto un pochino attardato in qualifica, partendo dodicesimo. Gara 1 è andata bene, un po' di fortuna, qualche sorpasso, sono riuscito a rimanere in piedi, però per me questo fine settimana non è altro che il continuo dei test che non sono riuscito a fare. Quindi in gara 1 ho provato alcune cose, in gara 2 ne proverò altre, per cercare di trovare un bilanciamento in modo da essere sempre più competitivo da metà stagione in poi. Adesso aspettiamo gara 2.